il consigliere Ferranti sul livello, devo dire, la differenza tra un campionato di Serie A e questo di Lega Pro. Logicamente, è un campionato questo molto mediocre a mio parere, e quindi ecco che le distanze si sono un po' ridotte e ci troviamo a 30 punti che sono, non sono pochi se vogliamo, ma ci troviamo sempre in una zona però così, Indefinita. esatto, che non è né carne né pesce, ecco questo volevo Secondo me, se sottolineare. avessimo lo scontro diretto in casa con la Varese, le possibilità, insomma, potevano, ecco, poi davanti a noi c'è solo il Foggia. Mi pare che il Foggia invece deve venire a Terni. Sì, Magari Foggia era la basta venire anche penultima. a Cavalli Tirreni, poi potessimo Adesso mi portare via sono un comunque punto. sotto, Ma comunque, Cavese, la Cavese sta viaggiando bene, devo dire che. recuperarli prima, E dici. recuperarli prima. Lì Però la basterebbe non 8 punti perderlo. non sono facili da Eh recuperare. no. Posso Stesso garantirti Foggia. che Poi io ho sentito Mister c'è Camplone Perugia. la settimana scorsa. E mi ha sottolineato proprio una cosa, ecco, si parlava proprio della Cavese e ha parlato però di tutte le squadre, guarda un po' della Ternana, ha trascurato tutte le altre squadre e ha puntato la sua attenzione sulla Ternana, proprio perché mister Camplone, secondo me, con questo organico della Ci vede Ternana qualcosa ci di. vede qualcosa di Beh, molto più positivo. oggettivamente se può venire su qualcuno da Beh, anche dietro, Perugia, sia per però, posizione attuale, è brutto, è triste dirlo, ok, però anche Perugia, dai. sia per posizione attuale, per i punti attuali, cioè se avessimo 20 punti No, però Perugia c'ha non un varrebbe punto in scusami, il più. Perugia a differenza della Ternana, poi chiudo perché scusate, mi tirate dentro, lo sai, io vado oltre Ma anche. ancora il Perugia Il veramente non è né Perugia carne né però l'era pesce. Sarri è chiusa fortunatamente, Pagliari ha mischiato le carte. E ha dato nuova vitalità a questo organico e i due gol di Mazzeo non a caso, anche se il Potenza ne ha regalati tre per Scusa, errori difensivi. fortunatamente, che mi vuoi dire? Sei contento che No, Perugia a vada bene? livello Ma, vabbè, sportivo, no, con le virgolette. a Ah, livello, ecco, no, le fortunatamente nel senso per loro, perché io d'altronde, sai, ti virgolette. Lui dico. non è anti-perugino, vedi? Anche No, lui sì, io vi per dico, cui no, guarda, non è io caso, ti dico sono questa sincerità, Perugia. io ti dico una testata dove non sono tifoso di nessuna squadra, ecco, lo No, dico hai questa. ragione, ma io volevo dire una cosa siamo però, noi che siamo un po' la fastidiosi. disgrazia grossa è stata aver mandato via questo Sarri. Questa è stata una Se disgrazia, rimaneva ero più perché questo tranquillo, Sarri è sì. uno di quelli Che fissati con poi la è amico dei tattica. Secondo me il Maggiolini, Perugia poteva, a parte amicissimo. amico dei Maggiolini, Io volevo ricordare, questo anche Sarri, lui si ti ricorda, faccio presente, è uno di secondo quelli fissati con la tattica, quindi avrebbe condannato il Perugia ai playout sicuri. me. Beh, lo stesso Cutolo è andato di nuovo in rete dopo tantissimi mesi, dopo l'ultimo Questo è uno di gol, quelli se non è. fissati con la tattica, questo Sarri, quindi Pagliari ha dato allenatore una emergente. dimensione diversa. Volevo solo puntualizzare, se mi permetti, una cosa di quello che dice Rosario, che Come dice Zeman. anche Gigi, e che ha detto anche Enrico, sulla quale io, vabbè, insomma, da minore esperto di calcio, però non condivido in più. Secondo me questa Ternana, e fin dall'inizio, dalla prima trasmissione a settembre-ottobre in cui veni, io lo dissi, ha un più che buono organico, però fin dall'inizio e tuttora per me continua ad avere una grave pecca inerente alla difesa. Cioè la nostra, se per caso Sartor, no, che è Ci uno sta. Stradivari che va suonato centillinato, va bene? Purtroppo per le sue condizioni fisiche, una domenica non gioca, voglio Beh, si è dire, sistemato. se la difesa della Ternana, Abbiamo però si è andata meglio. sistemato, No, adesso la si è difesa è sistemata, diversa. ma non è la Diversa. stessa, cioè, insomma, la difesa della Ternana senza Sartor è No, da playout, no. No, va però bene? Secondo no, me questo non non sono siamo d'accordo. d'accordo. Ti contraddico No? Però c'è perché. anche Borghetti che si è Perché infortunato. diciamo che c'è, a parte di Dio, Vabbè, Borghetti si è Borghetti c'è da una infortunato, partita, però però. con Tedeschi e fin quando ha giocato No, Pedotti, insomma, abbiamo è andata trovato una abbastanza difesa affidabile. se del grosso Io ripeto infortunato, la vediamo se possiamo continuare. provocazione, stavolta la giro a Però non Enrico, ci ha torto manco che è stato stavolta. un po' in silenzio. Enrico. Ma di Dio, che fine ha fatto? Non lo so. Non lo so che fine ha fatto. Che Ma non è l'unico. ufficialmente Ecco, vedi, mi hai rubato la battuta, ma ufficialmente ha probabilmente problemi, Scarpini 2. qualche piccolo problema. Questo, Sta bambina. le domande Dubbio su c'è. alcuni giocatori non Dubbio. bisogna farle, perché fin tanto, poi anche perché non hai risposta, dai tecnici non hai mai risposta. Da chi dovrebbe, così, per incarico almeno teoricamente, avere i rapporti con la stampa, è così, magari così preso da scrivere dei meravigliosi editoriali per cui non ti dà risposta, No, poi ne non. parliamo. E per cui, cosa dire? Non si sa, desaparecido. Ma posso. Allora, di Dio, per Sì. concludere la questione Ma te della lo hanno visto partita, una volta vedrei e posso dirti che esiste. le interviste che abbiamo e ha realizzato, no? Secondo me Sempre di Dio non ottimo, vado d'accordo con qualcuno. Stefano Giovagnoli al termine della gara, poi facciamo la Forse con rubrichetta Sartor? delle No, ordine, poi facciamo la disciplina. rubrichetta delle pagelle e cambiamo argomento. Prego, regia, con le interviste.
Ma no, ma un errore, noi eravamo in marcatura, squadra schierata, chiaramente è stata colpita la palla, la presa da sfiorata, mi sembra Cardona, è chiaro che ha cambiato traiettoria e cambiando traiettoria anche le marcature poi cambiano, diciamo. Sì, si è trovato sta palla qua. Peccato perché secondo me se andavamo dentro il 2-0 avremmo gestito anche le nostre forze, no? Poi ci è costato tanta fatica a portare avanti il risultato, però all'inizio, subito al secondo tempo, abbiamo avuto qualche occasione dove potevamo veramente chiuderla lì. Però ripeto, io sono contento perché alla fine queste partite qua si vincono col carattere, noi abbiamo messo carattere e qualità, più di questo non possiamo fare. Nel secondo tempo, nei primi 10 minuti, 15 minuti, c'è stato un po' il ritorno del Benevento, prevedibile naturalmente, non grandissimi pericoli per Evisi, poi però la Ternana ha evidenziato un po' il difetto che aveva fatto vedere in altre partite, ovvero poca concretezza nelle occasioni che sono capitate. Sì, l'ho detto prima, non siamo riusciti a fare il terzo gol, però ci sta pure che una squadra attrezzata come il Benevento, io l'ho detto, per me è una delle squadre accreditate alla vittoria finale, poi non so quello che succederà, è chiaro che deve fare risultati, questo è chiaro, visto che sono stato il loro capitano qualche tempo fa, gli auguro anche di arrivare ai loro obiettivi, però diciamo che la Ternana in questo momento qui è una squadra difficile da affrontare, lasciatemelo dire, una squadra che è molto, molto compatta, il gruppo è unito, secondo me stiamo producendo un buon calcio e speriamo di continuare. Far arrivare prima il passaggio quando si è in contropiede. Sì, ma questo siccome lo proviamo, sì, ma miglioreremo anche in quello sicuramente. Ma ci è capitato anche la partita precedente, che un momento così abbiamo creato subito diciamo, delle occasioni importanti, tu per tu col portiere, ma non abbiamo sfruttato. In questo momento creiamo, però non riusciamo a capitalizzare quello che produciamo, ecco. Quindi poi nel nostro momento migliore abbiamo subito quel gol lì, insomma, su un lancio in profondità, sono entrati dentro in area, batte, hanno fatto gol. È un gol evitabilissimo, ecco, quindi dobbiamo stare più concentrati, più attenti, perché concediamo queste possibilità all'avversario e quindi diventa sempre più difficile poi, ecco. Mentre invece noi potevamo andare in vantaggio noi e quindi gestire la partita come volevamo. Importantissimi quest'oggi, anche se come diciamo con l'allenatore, come un po' la battuta nostra, anche se abbiamo anticipato di un tempo le sofferenze, stavolta nel finale le sorpresacce non sono arrivate. Beh, è arrivata la sorpresaccia, diciamo, alla fine del primo tempo, ma analizzeremo col mister oltre di noi in settimana se potevamo far di più. Si può sempre far di più, però bisogna capire se questa volta si poteva veramente oppure no. Insomma, si fa quel che si può, si cerca di dare il contributo alla squadra e in questo momento insomma ci è andato bene, anche perché insomma avevamo di fronte una signora squadra che cercherà sicuramente di andare in B senza passare per i playoff, quindi per noi questa è una vittoria che ci fa capire che noi possiamo veramente giocarcela con tutti, ecco. Guarda che bel rigore. Bene, siamo tornati in diretta, direi che per archiviare la questione partita leggiamo le pagelle come al solito. Allora cominciamo subito a discutere con Brigotti. Visi, allora, Visi 5 e mezzo. Ecco, io e qui 3 tiri, 3 gol. Che vogliamo fare? Vabbè, uno era un rigore, mi sta bene, però anche qui primo tiro, gol. Per me è 6, però per te è 6, per me è 5 e mezzo. Poi adesso del grosso. Ovvio, Del Grosso 6, Sartor 7, mi sembra che ha fatto una prestazione imbeccabile, Tedeschi 6, che ha sofferto un po' l'attaccante, lo spostava sistematicamente, lì l'esperienza conta, credo. Cardona 5 e mezzo, beh, tutti i pericoli principali del Benevento sono venuti dalla parte sua. Poi l'impegno, che c'entra? Questo lo ripeteremo fino alla nausea, non per fare polemica come ci hanno detto due settimane fa, ma perché è un dato di fatto. Ma io sto per il 6 anche lì. Che cosa stanno inquadrando? Concas 7, perché al di là del gol ha fatto una discreta prestazione. Papini 7, io ripeto che senza Papini questa squadra vale la metà. Dideo 6 e mezzo, mi pare che abbia giocato bene anche in fase propositiva, si è ben disimpegnato. Piccioni 6 e mezzo, anche a lui la sufficienza abbondante, perché bisogna dirlo, questo ha portato un contributo sulla fascia che era prima di competenza di Morello, nettamente superiore rispetto a prima. Non me ne voglia Morello, non è, io non lo conosco. Le ultime due partite Morello ha giocato bene, però insomma non è prima, non era andato.